chiamo Massimiliano Rosso e sono un biologo marino della Fondazione Cima e mi occupo di ricerca e monitoraggio in mare dei cetacei, quindi delle balene e delfini del Mediterraneo. Cima è un centro internazionale di monitoraggio ambientale ed è una fondazione di ricerca, fondazione privata no profit, di diritto pubblico, che è stata fondata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, dalla Regione Liguria, dalla provincia di Savona e dall'Università di Genova. Noi come Fondazione Cima stiamo cercando di innovare un po' questo ambito di ricerca con della tecnologia e quindi siamo, diciamo, in collaborazione con altri enti del campus per portare avanti il discorso dei droni, quindi l'utilizzo dei droni nella ricerca di questi animali, nello studio di questi animali. In particolare noi lavoriamo con multicotteri proprio per riuscire a ottenere dei dati sulle dimensioni degli animali approcciati, sulla composizione del branco e così via. Come tutti quanti siamo all'inizio, la tecnologia si sta sviluppando a passo da gigante, quindi facciamo anche fatica a stare dietro alle innovazioni tecnologiche, ma diciamo questo rimane una delle nostre diciamo, ricerche applicate che stiamo cercando di portare avanti come centro di monitoraggio ambientale. Sarò sincero, io non ero molto appassionato di cetacei, da piccolo mi interessavano i lupi e gli orsi di Yellowstone. Per una questione anche causale, quando mi ero già laureato e lavoravo sulle catene alimentari, quindi plankton e cose del genere, ho avuto l'occasione di incontrare una persona, un professore che lavorava su queste tematiche. Ci siamo piaciuti, diciamo così, e abbiamo incominciato a collaborare, e da allora è diventato poi il mio lavoro.